Salve a tutti. È da parecchio tempo che non facevo un video per la rubrica Random Gameplay, ma la verità è che ho praticamente finito i giochi da recensire. Da un lato infatti ho già praticamente toccato tutti gli argomenti possibili ed immaginabili e dall'altro stanno uscendo sempre meno indie interessanti al riguardo e soprattutto molti recensori esperti stanno facendo un lavoro eccezionale. Motivo per cui sto mettendo un sacco di video di altri youtuber nella playlist Random Coop. Tuttavia il gioco che recensirò oggi, seppur interessante a mio avviso, è uno dei pochi che non ha cagato nessuno e che a mio parere merita un video tutto suo. Il titolo di oggi si chiama Autostaccato ed ha un gameplay molto semplice che aspettavo da tempo, per la precisione dal 2016, quando avevo recensito Refreezer. All'epoca quando recensii questo gioco, che generava piste da corsa a partire dalla musica fornita dai giocatori, ipotizzai la creazione di un FPS basato sulla musica. Beh, questo gioco dopo un po' è uscito ed è appunto quello che vi mostro oggi. Come potete vedere il gameplay è molto semplice ed unisce il premere la tastiera al ritmo di musica di un rhythm game con quello di un hack and slash o un FPS per creare un mix che, seppur graficamente non eccezionale, vi garantisco è piacevole da giocare. Le arene disponibili graficamente non sono varie, ma è il ritmo della musica che definisce la velocità di movimento del personaggio e dei nemici, oltre alla tipologia e alla frequenza dei mostri che compaiono. Canzoni più incalzanti infatti sono più difficili da giocare rispetto a roba più tranquilla. Per l'appunto, visto che il brano di prima era molto frenetico e quindi difficile da giocare, per quanto ridicola la cosa provo a finire il video ed almeno una partita con un po' di musica ambient tranquilla. Dal punto di vista tecnico oltre alla grafica non eccezionale il gioco non presenta bug degni di nota, tuttavia non ho capito perché fa girare la ventola del PC come una trottola. Circa 3 settimane fa ho notato che è uscito un altro rhythm game fuso con il genere FPS chiamato Metal Hellsinger. Di questo gioco, che al momento costa parecchio, mi sono limitato a provare la demo gratuita. Rispetto ad Autostaccato, Metal Hellsinger è caratterizzato da una grafica molto evoluta e da una colonna sonora curatissima, è composta da artisti di prim'ordine apposta per il gioco. Tuttavia ha il grande difetto rispetto ad Autostaccato di non permettere facilmente l'utilizzo di musica propria esterna al gioco, anche se è disponibile un metodo, molto complesso e non adatto a tutti i brani, per sviluppare delle mod che includano nuove canzoni. Metal Hellsinger inoltre è caratterizzato da essere un FPS a tutti gli effetti, dove solo il fuoco dell'arma va sincronizzato al ritmo di musica, mentre i movimenti sono liberi come in ogni sparatutto. Ho provato la demo per un po' di questo gioco e, guardando al prezzo al momento di circa 30 euro e alla scarsissima longevità, non mi ha convinto. Trovate la recensione di Metal Hellsinger fatta da Everia in descrizione. Per concludere, Autostaccato è un piccolo gioco indie, senza tante pretese e dal costo contenuto, che consiglio agli appassionati dei rhythm game o a chi è alla ricerca di un gameplay diverso dal solito. E ultimamente Steam non sta più tanto mettendo in evidenza gli indie con un gameplay originale. O almeno io non riesco più a trovare nulla di davvero nuovo o originale fra le nuove uscite nel negozio. Quindi sono convinto con questa proposta di far conoscere qualcosa di carino e diverso dal solito a chi come me fra di voi è sempre alla ricerca di nuovi concept di gioco. Non consiglio Autostaccato a chi cerca un gioco con una bella grafica o il classico sparatutto. Arrivederci alla prossima. Se avete voglia di una grigliata su Minecraft nel weekend, fatemelo sapere così ci organizziamo.